amici di Obiettivo News con una nuova puntata di 2 4 ruote e passioni motori. Torniamo a parlare delle due ruote, di velocità, e lo facciamo insieme a Guglielmo Tarizzo. Gulli, ciao! Ciao! Ciao, benvenuto! Ciao. Buonasera a tutti! Ben ritrovato! Grazie. Era un po' di anni che non ci vedevamo più. Sì. Sono sempre in giro, quindi... Tu da una parte, io dall'altra. Esatto. Non c'è. Tu hai una... Iniziamo a parlare della tua carriera come pilota. Vuoi raccontarcela? La mia carriera ormai sono abbastanza vecchio, quindi è iniziata parecchi anni fa. Diciamo che io fin da piccolo sono sempre stato appassionato di moto, perché i miei genitori andavano in moto, mio papà andava in moto, guardavamo le gare in salita, quindi mi sarebbe piaciuto iniziare anche a me a correre. Non è stato semplice, perché volevo fare le gare in salita, però... una domenica sono andato a provare la strada, mi sono schiantato, mi sono rotto la testa a piedi. Hai già deciso? Non era la tua strada. Non volevano assolutamente più sentir parlare di gare, perché ho rischiato di morire. Poi un po' la volta li ho convinti, sono andato in pista dicendo che era meno pericoloso, ho cominciato a fare le prime gare a Lombardoria, eccetera, sono andate bene, ho trovato qualche sponsorino e da lì è nata tutto. Ho cominciato poi a correre con 105, poi il 2,5, poi sono stato 600, ho cominciato ad avere le prime vittorie, sempre un po' più di sponsorini, che all'epoca, costando meno che adesso correre, certo, mi ha dato la possibilità di andare avanti, fare l'europeo, vincerlo. Diciamo che poi quello che mi è rimasto sempre lì, che sì, sponsor ne ho trovati, ma non a sufficiente per fare il salto del mondiale. Mm-hmm. Quello è quello che mi è rimasto sempre un po' lì, perché effettivamente quando ho vinto l'europeo avevo l'iscrizione gratis per il mondiale, ma non avevo abbastanza soldi per coprire, sì, la, certo, stagione. Sì, certo, comunque c'è sempre bisogno, sì, di soldi. Tanti, diciamo. Poi, però voglio dire, posso essere felice di quello che ho fatto, anche perché poi sono riuscito a trasformare questa passione che avevo delle gare nel lavoro che faccio adesso, che organizzo per gli altri, quindi sono sempre nell'ambiente, sempre nelle moto, quindi non posso lamentarmi. Se vogliamo ricordarlo, ex campione italiano nel 2004, vice campione europeo nel 2006, campione europeo col CBR, esatto, 600 nel 2007, campione italiano di nuovo 2009-2010 e l'ultimo il 2022, esatto, il Dunlop, la, sì, Dunlop Cup. Dopo... praticamente sono passati 12 anni dall'ultimo campionato che avevo vinto, ho avuto questa opportunità che la Ducati mi ha cercato per fare pubblicità a questa nuova moto. Mi ha detto: ma perché non provi a fare qualche gara, così magari stai organizzando per i tuoi clienti, fai qualche gara, provi, gli altri ti vedono e spingi un po' la moto. E da niente, provando a fare una gara, ho cominciato, è andata bene, ho vinto, e fino a vinto il campionato. È andata bene del tutto. È andata tutto. Bene tutto, sì. Tu poi hai sempre avuto comunque questa passione, facevi il meccanico, quindi, sì, preparavi anche, sì, delle moto per clienti? Sì, perché io la mia moto me la preparavo io, e siccome gli sponsor non erano sufficienti ovviamente per correre, cosa integravo? Facendo la preparazione o delle repliche delle mie moto, che per fortuna vincevano le gare, per gli altri piloti, e questo era un introito in più che mi permetteva poi di correre, di portare avanti tutto. Poi questa cosa è sempre andata avanti, è sempre andata più grande, perché siamo arrivati a un punto che avevo tipo 15 piloti che seguivo, che era veramente abbastanza impegnativo. Sì. Però io quello che avevo sempre puntato a fare era organizzare le giornate nei circuiti. Le trasferte. Sì, praticamente io volevo, insomma, affitto un giorno il Mugello e poi gli organizzo la giornata ai miei clienti, quelli che magari non possono permettersi di fare la gara, che vengono a fare le prove, eccetera. Però era una cosa veramente quasi impossibile da fare, perché era un, come posso dire, proprio un lavoro chiuso, se non facevo entrare nessun nuovo, cioè io gli avevo chiesto tipo 1000 volte, posso avere la risposta era sempre no. Qual è stata la goccia che ha fatto poi riuscire a far questo? È che c'è stata la crisi, se ti ricordi, gli anni 2007, 2008, 2009. Prendi quegli anni lì, c'è stata la crisi e cosa succede? La gente non andava più in pista nemmeno. No. Quindi i circuiti si sono trovati con giornate vuote che non sapevano cosa farne. Allora a quel punto lì, 10.000 mie mail dove chiedevo, gli ho detto: ne vuoi una? Perché loro ce l'avevano in venduta. Io avevo la fortuna che all'epoca, era l'epoca in cui avevo vinto diversi campionati, quindi nell'ambito del motociclista ero conosciuto. Ho organizzato la prima giornata, tutti mi conoscevano, sono venuti, a differenza degli altri organizzatori che, essendo, come posso dire, persone che facevano quel lavoro lì, ma non conosciuti nell'ambiente. Sì, forse è un vantaggio è anche un essere vantaggio, pilota. Sì. È mi ha portato quei pochi che con la crisi erano diventati molto, di un numero ridotto, che erano in pista, ma quel numero ridotto veniva da me. Quindi da lì ho iniziato già la giornata, finché sono arrivato a fare quello che faccio adesso, che facciamo tipo 40 giornate all'anno in pista per gli amatori che vogliono iniziare a fare questo sport. Giornate in pista sia in Italia che all'estero? Le faccio in Italia e le faccio in Spagna d'inverno o autunno, inizio prima, cioè febbraio, quando qua fa freddo, certo, che non si può girare in Italia, andiamo in Spagna.
E tra la rosa delle persone, che, dei piloti che tu vedi, c'è qualcuno che potrebbe... Perché poi magari, come dici tu, sono amatori, gente che magari ha una grandissima passione, allora, e è meglio che vada in pista piuttosto che... Esatto. Allora, io ti posso dire che adesso la percentuale esatta, insomma, si parla di oltre il 90% dei miei clienti sono amatori che hanno parecchi anni, non sono i quindicenne. Sì, non è ragazzino. Che ha 40, 50 anni, che ha la possibilità economica di comprarsi la moto e viene a girare per divertimento. Al giorno d'oggi è molto difficile, molto più difficile di quando ero giovane io, riuscire a far emergere i giovani, per tanti motivi. Uno, perché una volta eravamo in tanti a voler provare, perché se ti ricordi, quando ero giovane io, a 14 anni volevi il motorino, a 16 volevi il 125, e quindi le strade erano piene di queste moto. Quindi c'era chi andava un po' più fuori, dice, ma perché non provo ad andare a correre? E da lì un po' alla volta uscivo fuori. Adesso il ragazzino non vuole più il motorino, non vuole più la moto, vuole il cellulare. Quindi si è già ridimensionato tantissimo il bacino di possibili utilizzatori di moto per le gare. Quindi c'è già... Poi c'è stato proprio un cambiamento di mentalità, perché noi quando correvamo con i 125 ci sentivamo veramente dei figli, cioè era figa. Adesso se uno va in pista e va con una moto piccola di cilindrata lo considerano uno sfigato. E già quella è la cosa più sbagliata che c'è, perché Valentino Rossi, dal basso, hanno iniziato tutti dal 125. Quindi, anzi, dalle mini moto. Esatto, quindi, e quello c'è il primo errore. Quindi, quindi uno, non si avvicinano perché non si sentono... Sì, come, non sono invogliati. Esatto. Poi c'è un altro problema, è che adesso i costi sono esponenziali rispetto a che una volta quando correvo io, per due motivi. Uno, perché le moto appunto sono tutte più grosse cilindrate, quindi più grosse, più costose, consumano più gomme e più soldi, punto. Due, perché non c'è nessun campionato a livello nazionale che sia, non dico economico, ma nemmeno che abbia un accessibile a quasi, non dico a tutti, ma almeno a chi... No, hanno dei costi altissimi. Io ho avuto molte discussioni con la federazione non penso che mi ami, anzi, perché gli ho detto sempre tutto quello che devo dirgli, ma io una volta gli ho detto, secondo voi, la rana che salta lungo, lo trovi in una pozzanghera o in uno stagno enorme? In uno stagno enorme, è più difficile trovare in una pozzanghera. Certo. Quindi se tu hai la possibilità a 10 di fare il campionato, è difficile trovare il campione come Valentino Rossi, se tu glielo dai a 1000... Sì, in quei 1000 magari uno c'è. E è una questione di numeri, non è, cioè è semplice. Se, finché fanno dei campionati a livello nazionale, che per entrare devi avere una valigia grossa così, non troveremo mai il pilota, cioè lo troveremo, ma un po' in difficoltà, senza considerare che adesso noi abbiamo dei campioni a livello mondiale, ma solo grazie a Valentino. Ecco, quello, infatti volevo proprio chiederti quello, cosa pensavi dell'Academy, di questa grande possibilità che Valentino dà e continua a dare ai giovani? Sì. Allora, Valentino è stato un grande pilota, lo sarebbe ancora adesso secondo me, e comunque uno dei suoi vantaggi è che ha un cervello non indifferente, perché Valentino lo fa perché è appassionato e lo fa anche da imprenditore, perché uno, lui va a scegliere i pilotini che vanno forte, dice io ti prendo nell'Academy, non ti faccio spendere niente, ti porto al mondiale, se poi tu vai bene, una percentuale del guadagno va all'Academy, che serve per tirare su degli altri giovani, ma questa cosa dovrebbe fare la federazione, perché la federazione potrebbe avere le possibilità superiori a Valentino, perché immaginati da solo tutti i soldi. Poi Valentino è un privato. È un privato. La federazione prende i soldi di tutte le tessere, di tutte le licenze che in Italia vengono fatte, cioè potrebbe avere sponsor anche lei all'infinito. Cioè, voglio dire, se arriva un... Beh, Valentino ha la sua importanza, ma arriva un privato da uno sponsor o arriva una federazione, è diverso riuscire... Anche a livello di immagine, esatto, dello sponsor. E invece non... Che è un po' la differenza anche poi tra l'Italia e la Spagna. Come esatto. Mai nel Moto3 l'80% dei partecipanti sono spagnoli? Allora, come ti ho detto, io con la federazione ho sempre avuto un bruttissimo rapporto, perché gli dicevo cose che mi stavano... Io ho avuto le grosse discussioni, ma importanti, perché all'epoca io avevo saltato l'italiano e avevo fatto l'europeo, perché dopo un certo punto mi ero stufato, certo. E io mi avevo messo davanti i conti, ho detto io a fare l'europeo spendo di meno che fare l'italiano, mi sembra normale che io pago un'iscrizione 100 euro confronti 1500 dell'italiano?
ma là trovo gli sponsor, ma se loro trovano gli sponsor potete trovarli anche voi. Cioè loro non sembra che chi è nella federazione non gli interessi o non ha le capacità per vedere avanti, per riuscire a portare questi giovani al mondiale. Una volta c'era il Team Italia, non so se te lo ricordi, sì, che portava i giovani. Abbiamo parlato l'ultima volta insieme a Diego Picazzi. Esatto, c'era il Team Italia che ti portava avanti, che cercava di farti, che comunque lì sono usciti fuori i Gresini, Cadalora, eccetera. Certo. Adesso di questo non c'è più niente. E poi sembra quasi che diano fastidio i giovani. No, secondo me non è quello il problema, non è che è che proprio non gliene frega. Non gliene frega. Cioè, secondo me guardano, dicono ok, io guadagno lo stesso, perché devo cercare di prendermi tanti mal di pancia. E poi c'è, secondo me, nell'ambito del motociclismo moderno c'è un altro problema enorme che io continuo a dirlo, continuo a fare la mia battaglia contro queste cose, è che, come dicevamo prima, se tu non hai la moto da 250 cavalli sei uno sfigato. Il problema qual è? È che gli utenti, per i miei clienti soprattutto, gli utenti della pista, su 10, 9 non sono in grado di usare i 1000. Sì, e rischiano ancora di farsi male. La scorsa ne sono morti 4-5. L'abbiamo visto, infatti. Io gli spiego a tutti, quando voi avete un 1000, l'accelerazione è talmente rapida che voi è inutile, perché poi queste discussioni nascono e mi dicono, ma i 1000 moderni hanno tutti i controlli, ma cosa c'entra? Cioè, se trovi un ostacolo non è che frena da solo. No, anzi, il problema è frenare, è fermarsi. E tu che devi avere la capacità e i riflessi di un decimo di secondo a frenare, e invece non ce la fanno, e si prendono uno con l'altro e scappa il morto. Però la federazione e chi organizza, gli organizzatori di questi trofei, non interessa, secondo me, perché cos'è? Se tu vieti i 1000... Perché io gli ho detto, guardate, io ho corso col V2 che è pari quasi a un 600, proprio un 600. Io ho anche il V4 della Ducati, con la Ducati va dal V4, sì, sul Panigale V4. Però quando lo uso, io dopo 3-4 giri sono morto. Perché anche... E sono stato un pilota. Esatto. E io ancora adesso, che ne so, quando mi alleno in bici, riesco ad arrivare a Cenisola in bici e ci riesco ad arrivare. Cioè io mi stanco di più a fare un quarto d'ora col V4 che andare a Cenisola in bici. Quindi ho detto, fate... E sono allenato, è un'esperienza. Esatto. Io ho detto, fate due licenze, che ne so, la licenza oro e argento. La oro puoi guidare il 1000, tu per dargli quella licenza devi fai una prova sulla sicurezza, gli fai la simulazione come arrivare a Cenisola, non ce la fai neanche guidare il 1000, così gli incidenti li diminuisci, perché certo. Chi non è in grado di guidare guida una moto più piccola, però cosa succede? Che magari perdi licenze, tessere, sì, iscritti ai campionati. È sempre una questione economica esatto. Di soldi. Tornando a parlare di piloti, abbiamo un campione, per la seconda volta campione del mondo, sì. Qua a Chivasso. Ho visto durante tutto questo campionato che hai avuto anche da che dire sui tuoi profili personali, con persone che evidentemente si divertono a giudicare senza aver mai provato. Allora, io conosco sia Bagnaia, conosco Vietti, e innanzitutto, oltre ad essere i grandi piloti, sono delle persone educate a certo, modo, sì, bravissime persone, a differenza di altri piloti che magari non riescono neanche ad arrivare a punti nei campionati nazionali, che quando tu non ti rivolgono neanche la parola perché si sentono i più fighi del mondo, no? Quindi già quello merita rispetto. Poi sono gente che ha vinto campionati del mondo, che sono davanti nei campionati, cioè, quindi meritano ancora più rispetto da gente che soprattutto non sopporto e non voglio vedere delle critiche, degli insulti da gente che magari non è neanche capace di accendere una moto. Allora, tante critiche su Bagnaia dicono ha vinto perché è alla Ducati, e c'erano 8 Ducati, sì. Cioè le altre sono arrivate dietro di lui, cioè Bagnaia quest'anno avrebbe stradominato, non ci fossero state le sprint avrebbe vinto, a parte quello, non ci fosse stato un incidente grave a Barcellona lui avrebbe vinto il campionato con 3 gare di anticipo, quindi si merita tutto quello che certo. Ha, e ripeto, uno può diventare campione del mondo una volta per culo. Ne abbiamo visti tanti. Ma lui è una volta la Moto2, due volte la MotoGP, contro piloti che comunque, voglio dire, non era, cioè Martin alla fine era veramente forte, però anche quello, quando la gente dice, ma aspettate un momento, Martin forte, forte, sì, Martin è stato forte nell'ultima parte del campionato, nella prima parte Bagnaia. Non si è visto. Quindi un campionato è formato da, non so, 27 gare, non dalle ultime 10. Quindi, secondo me, è un campionato meritatissimo per Bagnaia, e secondo me, cioè, se io fossi un team manager e dovessi scegliere, sceglierei sempre lui, perché comunque forse non è il talento esplosivo come può essere Martin,
Ma le gare non si vincono solamente l'impeto, si vincono usando la testa, e lui è quello che ha la testa più. Sì, sì, certo. E per quanto riguarda le gomme, visto che c'erano state polemiche anche allora, praticamente, le gomme è semplice la cosa, cioè c'è un monogomma, quindi non hai una concorrenza. No. Quindi praticamente bisogna anche guardare l'aspetto economico, ovvero quando non c'era la concorrenza, le gomme effettivamente tipo costavano, adesso dico, sono 2000 euro l'una, sì. Costavano una follia ed erano perfette, perché se no c'era l'altra gomma che andava meglio. Certo. Adesso, non essendo quello, devono anche guardare l'aspetto economico, quindi le gomme costeranno un po' di meno, hanno comunque uno standard elevatissimo, ma la MotoGP, se tu hai una gomma che perdi 1-2 decimi, passi da primo a decimo, quindi basta che ci siano. E comunque, esatto, solo che cosa è successo? Quando è successo a Martin, è successo in Finimonde, tutte le volte è successo a Bagnaia, Bagnaia non ha mai detto niente, faceva capire che era quello, dicendo non abbiamo cambiato niente, la moto funziona, però è sempre stato con un profilo basso. Invece Martin ha innescato la polemica, e quindi quelli che non capiscono niente dicono, vedi, c'è il complotto. No, non è che c'è un complotto, è che le gomme non sono tutte uguali una con l'altra. Oltre al fatto che Michelin ha un suo DNA che da quando io corro, sì, è sempre stato quello che l'anteriore non ti avvisa mai quando ti molla, e quel DNA lì ce l'ha nelle gomme che usano in pista gli amatori, come quelli che usano nella MotoGP, perché se ti ricordi quando c'era il Bridgestone non hai mai visto tante cadute di chiusura dell'anteriore come capita adesso, che soprattutto loro non sono amatori, sono i migliori piloti del mondo, se loro non se ne accorgono loro, sì, vuol dire che esatto. C'è qualcosa alla base. Poi, sono sicurissimo che se... Perché, appropriati, secondo me non è tanto così importante, è importante il tempo sul giro, ma sarebbe meglio avere una gomma, secondo me, che ti fa 2 decimi in meno, ma che ti avvisa un pelo prima di quando sta succedendo il patatrac, non che dici, tiene, ma però quando non tiene non lo sai. Sarebbe meglio girare che tutti girassero 2 decimi più piano, ma che avvisa un attimo quando sta succedendo il problema, se no... Cioè, poi ci fanno male alla fine. Sì, certo. Oramai loro, se tu senti nelle interviste, per loro è una cosa normale il front lock, ovvero che freni e si blocca la ruota. Ma ragazzi, la ruota davanti non si deve bloccare. No. Cioè, se esageri, ti capotti al massimo, ma non si deve bloccare la ruota davanti, perché non è abbastanza, perché se non è super calda, perché eccetera. Diventa anche pericoloso. Certo. Quindi, e cosa ne pensi del divorzio dell'anno, come l'ho chiamato io, Marquez Honda? Marquez è un fenomeno, fino a lì ci siamo. Non è il massimo della simpatia. Esatto, però in pista è un fenomeno. Sì, cioè, se no non avrebbe vinto 8 esatto. Lui è una persona, è un pilota spietato, quindi non guarderà in faccia a nessuno, e secondo me andrà fortissimo. Sarà uno dei pretendenti al mondiale. Allora, se ci fosse da guardare la gara solo per quanto riguarda la velocità pura, potrebbe essere probabilmente lui il campione già da adesso. Le gare pro della MotoGP sono un po' diverse, sono che tu devi anche ragionare, far durare la gomma, non farla scaldare troppo davanti, non farla raffreddare, c'è da usare tanto la testa, non solo la manetta. L'istinto. Quindi da quel lato lì, secondo me, Bagnaia è più forte, da quel lato lì, perché secondo me di testa a gestire le cose è bravissimo. Sicuramente sarà uno dei pretendenti al mondiale. Marquez, secondo me, lo vediamo sul podio, se non tutte le gare, ma quasi tutte, sicuro. Poi la moto non è ufficiale. No, però poco ci manca. Però voglio dire, cambia poco che niente. Sinceramente sono curioso di vedere. Io personalmente tifo ancora per Bagnaia. Beh, ovvio. Però vedremo. Sicuramente è sempre tra i primi, certo. Cioè, se sta in piedi è tra i primi. Questo monopolio Ducati cos'è che manca attualmente, ormai da un po' di anni, alle giapponesi Honda e Yamaha in primis rispetto alla Ducati? Gli ingegneri, gli ingegneri italiani e l'inventiva degli italiani, perché gli italiani sono sempre stati i migliori a inventarsi le cose. Il problema è che gli italiani non avevano i soldi. I giapponesi, quando stravincevano, copiavano, avevano fondi illimitati e portavano avanti. Però torniamo all'epoca dei due tempi, cioè quando l'Aprilia, che è arrivata dopo, ha iniziato e ci ha creduto, non c'è stato per nessuno. Anche la Ferrari ha stravinto tantissimo negli anni. Cioè, gli italiani sono sempre stati dal lato inventivo
trovarsi, perché la Ducati cosa? Prima si pensava sempre il motore, freni, quando hanno visto gli ingegneri italiani che da lì non tiravi fuori più niente, hanno aperto la mente e sono andati verso l'aerodinamica, che i giapponesi non hanno, e ci siamo portati avanti. Quindi è merito, sono rimasti un po' indietro. Sì, è merito. Ma poi io allora ho la fortuna che in questi anni ho conosciuto tantissime persone, tra cui ci sono adesso ingegneri che lavorano nella MotoGP, quindi io ci parlo perché mi piace, certo, sono appassionato. Il vantaggio dell'Italia, dei team italiani, ingegneri italiani, è veramente aperta, ovvero fai questo, va bene, non va bene, bene, passiamo a... Invece, allora, il giapponese, se lui pensa quello, anche se non va bene, continua perché lui vuole, perché lui è convinto, e prima di scartarlo ci impiega il doppio di un italiano. Poi prima di scartare e fare un altro devo chiedere a uno permesso di un altro, vedere. Invece noi siamo più veloci nel sì, se non va una cosa si cambia, si prova. Cioè, a me mi ha fatto ridere, una volta parlavo con dei collaudatori della BMW, della Superbike, e c'era questo collaudatore che diceva di lì che questo non va, hanno cambiato collaudatore. Ah, ok, sì, non, il problema era... Però, voglio dire, cioè, se andavi contro quello che dicevano, una volta, due, tre, la terza volta ti cambiavano. Quindi, però, così non potrei mai portare avanti la moto. E Aprilia? Aprilia sicuramente arriverà. Aprilia, parliamoci chiaramente, non hai i piloti. Allora, Vinales, sì, però ci manca un paio di decimini, gli mancano già loro. Economicamente... non spendono quello che spendono Ducati o KTM. Ti faccio un esempio. Io una volta ero a Barcellona, dovevo vendere la mia giornata, sono arrivato prima, c'erano i test della MotoGP, uno degli ingegneri che gestisce tutta la ciclistica, tutta la strategia della KTM, è quello che mi seguiva, siamo amici da una vita, mi ha invitato lì, mi ha fatto vedere, mi hanno invitato a pranzo, per dire, no? Quindi sopra c'era il ristorante, c'erano tutti... Nell'ospitality? No, c'era proprio il ristorante del circuito. Ok. Perché erano solo dei test, quindi non c'erano tutti gli ospitali. Sì. Siamo andati tutti a mangiare nel ristorante del circuito e mi hanno invitato anche a me. L'Aprilia, i meccanici mangiavano un panino sulle scale, per farti vedere la differenza di investimenti, nel senso, sì, anche a livello illimitato, può spendere tutto quello che vuole. Aprilia aveva un budget limitato che guardavano anche nel mangiare a mezzogiorno, per dire. Quindi capisci che quel punto lì è difficile. Sì, se non hai soldi fai, non puoi neanche investire più tanto. Perché non puoi permetterti di fare tutti gli esperimenti che fanno magari gli altri, come Ducati, eccetera. Prossimi tuoi obiettivi? Qualcosa bolle in pentola? No, allora ti dico no, continuerò a fare il mio lavoro che sto facendo adesso. Ti dico, sono tanti anni che lo faccio, un po' oramai mi sta, cioè forse di tirare la cuola, tirare sì, un po'. Sì. Allora, a me piacerebbe ancora poter fare qualche campionato, perché è stata anche un po' una sorpresa per me, perché l'anno scorso sono andato forte, ho vinto, quindi sai, ci sarebbe bello ancora fare qualcosa. Il problema è che mi diventa quasi difficile, se non impossibile, perché avendo 40 giornate all'anno per i miei clienti, cioè nel 2022 quando ho vinto l'ultimo campionato mi è andata anche bene, che alcune volte avevo dei miei collaboratori che io ero in pista a correre, loro mi facevano la giornata, però io non ero tranquillo. Cioè, sì, senso, sempre. Quindi purtroppo quello dovrà, farò qualche gara così, però non è la stessa cosa, perché se tu punti e vinci un campionato ci dai il... Sì, ecco, devi essere costante. Se fai qualche gara sei un po' più... Oltre al fatto che non hai il ritmo, perché per andare forte in moto devi andarci in continuo tutto, certo, l'anno, non puoi andare, puoi stare fermo 2 mesi. Quindi cose strane, no, continuo a fare le mie giornate finché ce la farò a andare avanti a destra e a sinistra come stiamo facendo adesso, poi vedremo. Bene, noi ti ringraziamo di essere stato il nostro ospite, hai fatto questa chiacchierata un po' a 360 gradi. Di tutto. Grazie a voi, vi saluto a tutti. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una nuova puntata, continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana!